Buonasera, ben ritrovati alla Domenica Sportiva. Subito dopo i gol in musica della giornata montati da Antonio Ottavio, ci vedremo per una nuova puntata insieme. Nel Pescara quante... We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Questi erano i gol del Pescara e del Pineto. Come sempre ci occuperemo di calcio, ma anche di tante altre discipline sportive. Lo faremo insieme ai nostri ospiti, all'opinionista che questa sera è Gianluca Colonnello. Ciao Gianluca, ciao, ben ritrovato. Buonasera. E abbiamo un ex compagno di squadra di Gianluca Colonnello, oggi allenatore, Ottavio Palladini. Buonasera. Ciao, ben arrivato. Grazie. Ed è un parterre di mister questa sera di allenatori. C'è anche Nunzio Lanci, allenatore della Sieco Impavida Ortona. Buonasera a tutti. Buonasera, ben arrivato. Abbiamo una sedia vuota che sarà occupata tra poco da un giornalista del centro che stiamo aspettando. Noi vi invitiamo come sempre a partecipare alla Domenica Sportiva attraverso l'indirizzo email che vedete già in sovraimpressione, domenicasportiva@rete8.it, o sulla pagina Facebook di Rete 8 Sport. Potete fare domande o le vostre considerazioni sul Pescara, sul Teramo, sulla Serie D o anche su altre discipline, per esempio sul volley, visto che questa sera abbiamo ospite l'allenatore Nunzio Lanci, che si è appena salvato in Serie A2 con l'Impavida Ortona. E adesso la parola va al nostro opinionista Gianluca Colonnello per il pagellone. Ho dato 5 e mezzo al Pescara, soprattutto per il risultato, perché dovevano arrivare i 3 punti, purtroppo l'ennesimo passo falso che può pregiudicare quasi definitivamente questo campionato. Dispiace perché la squadra ha disputato, secondo il mio punto di vista, un'ottima gara, però il risultato può essere anche bugiardo. E questo pregiudica tutto per la corsa, per sperare in qualcosa in più verso la direzione della salvezza. E adesso andiamo al migliore? Sì, 7, ho dato 7 a Benali, perché secondo il mio punto di vista ha disputato un'ottima gara, è stato costante, dinamico e penso che sia stato uno dei più positivi e propositivi della gara. In questo campionato secondo me è stato uno dei più costanti in senso generale. Bene, adesso andiamo a vedere qual è stata la migliore squadra della Serie A. Per me il Crotone, perché oggi ha ottenuto un risultato importantissimo vincendo contro l'Inter 2-1. Ho visto la partita, la squadra non ha mollato in questa gara e anche nelle ultime gare è in campo e ha ottenuto una vittoria importantissima e può riaprire il discorso salvezza, quindi va dato atto a questa formazione di tutto il bene che ha fatto nelle ultime gare, soprattutto a Chievo e oggi contro l'Inter. Il migliore. Falcinelli ha ridato speranza a una città e a una regione, realizzando 2 gol di ottima fattura e ha disputato a oggi un ottimo campionato. Penso che abbia realizzato 11 gol e sono certo che continuerà di questo passo. Bene, prima di dare la parola ai nostri ospiti, andiamo a vedere i risultati e la classifica della 31esima giornata nel campionato di Serie A.
Atalanta-Sassuolo 1-1, Bologna-Roma batte Bologna 3-0, Cagliari-Torino 2-3, Crotone-Inter 2-1, Empoli-Pescara 1-1, Juventus-Chievo 2-0, Lazio-Napoli 0-2, la partita è ancora in corso, gol di Callejon e Insigne, Milan-Palermo 4-0, Sampdoria-Fiorentina 2-2, Udinese-Genoa 3-0, la classifica. Juventus in testa con 77 punti, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 59, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genova 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14. E diamo subito la parola a Ottavio Palladini. Innanzitutto vogliamo sapere se sei d'accordo con i voti che ha dato al Pescara Gianluca Coronnello. Ma guarda, io la partita l'ho vista non tutta, ho visto un bel po' di partita. Pescara avrebbe meritato anche di vincere alla fine, secondo me. Quindi risultato un po' bugiardo, Benali ha fatto un'ottima gara, ma nel complesso secondo me quasi tutta la squadra ha espresso un buon gioco. Purtroppo non è arrivata la vittoria che poteva riaccendere ancora le speranze di salvezza. Mancano ancora 7 partite. Certo, le prossime partite sono Roma-Juventus o Juventus-Roma, se non mi sbaglio. Sì. Partite proibitive, ma il Crotone di oggi dimostra che nulla è impossibile. Quindi perché non provarci fino alla fine? Nulla è impossibile neanche per l'impavida Ortona che per il quinto anno consecutivo ha raggiunto la salvezza in Serie A2, un grande sacrificio da parte della vostra famiglia, Nunzio Lanci, e ancora una volta un successo. Ah sì, più che altro, più che un sacrificio è una passione che si rinnova di anno in anno e che ci vede con tutto il nostro impegno portare avanti questo progetto che è la pallavolo ad Ortona. Per il quinto anno consecutivo siamo riusciti a mantenere la categoria, che insomma per un paese come Ortona non è da poco. Quest'anno per vari motivi è stato ridimensionato il budget, abbiamo cambiato 9 dodicesimi della rosa della squadra e chi sa bene di pallavolo sa che poi è difficilissimo, un po' tutti quanti gli sport di squadra, cambiare forse l'80% di quello che è il roster o la componente della squadra è importantissimo. È difficilissimo poi rimetterli insieme, soprattutto inserendo dei giovani anche di talento, due stranieri alla prima esperienza in Italia, giocatori alla prima esperienza in un palcoscenico come può essere la A2, che insomma dal punto di vista della pallavolo dalla B alla A c'è un bel salto. E quindi riuscire a portare la salvezza è stato importantissimo, anche perché poi abbiamo avuto qualche problema di infortunio nella prima parte con un giocatore importante che doveva essere per noi un po' il collante di tutta la squadra, che era Yanis Peda, straniero lettone di grossa esperienza, ha avuto un infortunio gravissimo che è il distaccamento del tendine d'Achille e per un po' ci ha lasciato un po', diciamo, sulle fermi, però poi siamo riusciti a sostituirlo con un giovane di buon talento che è l'americano Samuel Holt, che veniva da esperienze di Superlega ma solo in panchina, quindi ripartire è stato insomma difficile, però poi la cosa più confortante è stata che la squadra, soprattutto nella pur salvezza, ha dimostrato ampi margini di crescita e una crescita importante, visto che poi dentro casa non abbiamo lasciato un set agli avversari. E qui vediamo Sergio Zappalorto felice dopo la salvezza che avete conquistato, che salutiamo, anzi Sergio mi ha detto di mandarti i suoi saluti, quindi lo salutiamo anche da qui. Luigi, tu hai Buonasera, degli appunti, hai portato delle notizie nuove? No, assolutamente. No. Allora, stavamo parlando... Le notizie domani in edicola.
Ah, quindi hai già un assunto del giornale che troveremo domani in edicola? Sì, domani comunque ci saranno le solite tantissime pagine sport quanto riguarda il nostro giornale, dove si seguirà, abbiamo seguito un po' tutto, insomma, dalla Serie A ai campionati minori. Oggi non erano ferme l'Eccellenza e i campionati di promozione, però insomma il solito giornale ricco dove si troveranno, ci saranno tante notizie, e poi chiaramente un focus, stavate parlando del Pescara, si farà un focus anche molto importante sul Pescara e sul campionato di Serie A. Anche credo che oggi abbia dato indicazioni anche su quello che vuol dire, quello che significa, insomma, il significato della parola programmazione e ambizione, e parlo della partita che ha vinto il Crotone con l'Inter. Quindi il giorno dopo questo pareggio del Pescara, che cosa scrive il centro? Cosa scrive? Comunque viene fatta un'analisi su quello che è successo con Zeman, che è successo con Oddo, un'analisi anche in prospettiva, anche guardando le statistiche, i punti, le vittorie, facendo anche una proiezione con Zeman in panchina dall'inizio dell'anno. Poi chiaramente la partita con la Juventus che ci sarà, la prossima in casa all'Adriatico, quindi con la febbre Juve, con i biglietti in vendita, domani con tutte le indicazioni per la prevendita. Un commento comunque su quello che è accaduto oggi, è chiaramente che la Serie A ormai era un sogno che stava svanendo a novembre, secondo me ad aprile, già in primavera, si sta avendo verrà comunque certificata questa retrocessione in Serie A, perché sono stati commessi, ahimè, ai noi tantissimi errori che poi hanno portato a questo triste, tristissimo epilogo. Gli errori, Ottavio Palladini, quali sono gli errori che ti senti di individuare, i più grossolani, ripeto, secondo te? Non essendo al dentro, non sta a me dare giudizi, che poi le annate nascono male e finiscono peggio, no? Anche se Pescara poi ha fatto un inizio di stagione anche abbastanza importante, di prestazioni importanti, no? Partita con l'Inter, partita con Napoli. Poi quando prendi, diciamo così, un circolo vizioso dove magari i risultati non arrivano, la qualità, magari l'esperienza dei giocatori può venire a mancare, e quindi inizia a incanalare dei risultati dove tutto ti va storto e tutto gira male. Dispiace perché il Pescara negli ultimi anni ha fatto sempre promozioni importanti e poi purtroppo retrocesso. Io penso che la programmazione del Pescara negli anni, da quello che ho potuto vedere da fuori, perché poi, ripeto, non è che ho seguito sempre direttamente. Imelda Maurizio, volevo chiedere come mai dopo l'infortunio di Bebek Zeman non l'ha sostituito con Cherry, unica punta di ruolo. Gianluca. È stata una decisione dell'allenatore di far entrare Brugman come punta, è stata una sua decisione, più o meno poi alla fine si è visto se è stata sbagliata o no, però è stata una sua decisione, è difficile da giudicare. Tu avresti gettato nella mischia Cherry? Ma non lo so, come ha detto Ottavio, bisogna conoscere tutta la situazione della settimana, come uno lavora, come uno sta, come tutta la situazione. Se fossi stato lì e avessi visto tutta la situazione in situazione di normalità, penso che avrei messo dentro Cherry. Passiamo all'altro giocatore che parla francese, Koulibaly. Tu te ne sei occupato ampiamente in settimana, Luigi, di questo giocatore che è diventato un po' la favola del Pescara, un momento rosa, un momento bello in questa stagione che sta finendo così tristemente. Ma sì, questa è comunque una bella storia, una bella favola comunque per quanto riguarda il mondo del calcio, insomma, che è sempre stato un mondo di plastica anche molto particolare. Sicuramente è una storia da libro cuore, strappalacrime per quello che è stato il passato di questo calciatore. Ormai lo conoscono tutti, io feci un'intervista a Koulibaly a novembre in tempi non sospetti, e quando pubblicammo questa intervista
io personalmente sono stato contattato anche da un giornalista francese che mi chiede se questa storia era vera. Dopo un paio di mesi, credo, l'intervista poi uscì sull'Equipe di Koulibaly, e già all'epoca se ne parlava di un gran bene. È un ragazzo comunque di 18 anni che ha una storia particolare alle spalle, è un ragazzo comunque che per la prima volta si cimenta col calcio vero, se non vale averlo giocato in spiaggia comunque, o comunque per strada. E secondo me è un patrimonio importante il Pescara, è importante perché se in queste restanti partite, io credo anche l'anno prossimo, dimostrerà veramente di avere talento, che secondo me ha talento, un giocatore che farà parlare molto di sé, beh, il Pescara credo che abbia tra le mani parecchi milioni di euro. Fatto sta che per esempio ieri non ha espresso la stessa prestazione che ha offerto con il Milan, un pochino sottotono, ma ci può stare comunque, ci può stare perché... Troppa pubblicità durante la settimana, troppa visibilità. Secondo me la troppa pubblicità ha dato, da quello che mi risulta, ha dato più fastidio a Zeman che al giocatore. A Zeman non è piaciuto tutto questo clamore attorno a Koulibaly. Secondo me è un giocatore che farà molta strada. Ad Empoli, per esempio, c'era Claudio Chiellini, che lavora per la Juventus, se non sbaglio anche l'ex capo degli osservatori per quanto riguarda l'estero della Juve, a seguire Koulibaly. Cioè, se una società come la Juve si muove dopo due partite in primavera e due partite in Serie A e comunque va a tallonare la gente e la società chiedendo comunque informazioni, io credo che qualcosina il Pescara ha tra le mani, e mantengo un basso profilo su Koulibaly perché secondo me ha delle doti importanti, anche parlando con persone che hanno scoperto tanti talenti in Italia e lo vedono giocare, e tu parli con queste persone e ti dicono è un fenomeno, io qualche domanda inizio a farmela, probabilmente poi imploderà e non esploderà, però secondo me il Pescara ha tra le mani una pepita d'oro, secondo me in mano a Zeman, calibrato nel giusto modo, potrebbe veramente fare molto 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 bene. E rivediamo il servizio che ha realizzato Enrico Giancarli su questo giocatore diciottenne del Pescara. La storia di Mamadou Koulibaly è una storia che ha colpito tutto il mondo calcistico e non solo. E allora noi abbiamo deciso di andare a vedere dove vive Mamadou Koulibaly, la casa di accoglienza di Montepagano, diventata famosa dopo la partita con il Milan. E lo facciamo con Nadia Mazzocchitti, che è la responsabile della struttura, e con Fabrizio Lulli, che ci accompagneranno a vedere dove vive Mamadou e come si vive dentro una casa di accoglienza. Buongiorno Nadia. Buongiorno a tutti e ben arrivati. Buongiorno Fabio. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Siamo pronti? Possiamo andare? Sì, come? Seguiteci con la telecamera di Alberto Campo. Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. Ed eccoci, stiamo entrando dentro la casa di accoglienza a Montepagano con Nadia e con Fabrizio. Io direi, se siete d'accordo, di andare subito nella camera di Mamadou. Intanto buongiorno, ben trovati a tutti, grazie che ci state accogliendo. E questa è la camera di Mamadou Koulibaly, questo il letto di Mamadou che sta inquadrando il nostro Alberto Capo. Nadia, raccontaci quel lontano mese di dicembre 2015 quando Mamadou è arrivato qui. Allora, Mamadou è arrivato il 16 dicembre del 2015 in tarda mattinata, accompagnato da due carabinieri della pattuglia appunto di Roseto degli Abruzzi. È arrivato, è stato da subito ben accolto da noi e dagli altri ragazzi con un bel sorriso. Portava il suo zainetto nero, piuttosto timoroso, e da lì è venuto cioè è arrivato il suo momento. È stato accolto, gli abbiamo mostrato la sua camera, il suo compagno di stanza che è Tajel, un ragazzo del Bangladesh. Mamadou da subito ci ha guardati con i suoi occhi così sinceri e luminosi. Abbiamo scambiato due parole in francese e poi abbiamo cercato l'aiuto anche di ex ragazzi presenti in struttura, ragazzi di origine senegalese, proprio per cercare il primo approccio con lui. Mamadou si è mostrato molto empatico, non ha mostrato nessuna diffidenza nell'accettare quelle che sono le normali regole di convivenza all'interno di una comunità. Sto notando che, come direbbe un cantante famoso, siete una squadra fortissimi qui.
con sì, tanti talenti pronti ad esplodere, non solo Mamadou. Sì, diciamo che noi nella esperienza ormai ventennale abbiamo impattato tanti minori con difficoltà più svariate e anche le provenienze più strane. Abbiamo avuto anche minori molto piccoli, lattanti da svezzare e quant'altro. A proposito di Mamadou, quello che mi ricordo fortemente nel cuore è il suo legame che aveva con un bambinetto di poco meno di un anno e mezzo. Mordevano la stessa mela insieme e c'è un rapporto bellissimo tra i due, e io me lo porto sempre nel cuore questo ricordo, perché ci ha fatto capire quanto certe diffidenze non hanno niente a che vedere con la nostra natura, ma sono frutti di condizionamenti, retaggi culturali sbagliati. Gli pronosticavo, era anche una mia aspettativa, che giocasse con me. Per ora va bene il Pescara. Perché Mamadou, mio amico, è molto bravo, bravo ragazzo, sempre tranquillo, sempre fa lui bravo. Io mai non sono visto lui arrabbiato qualcuno, tranquillo sempre. Lui gioca fortissimo, quando abbiamo visto la partita sono contento, tanto contento. Noi siamo contentissimi di essere venuti qui a trovarvi, vi facciamo un grande complimento per quello che avete fatto, che naturalmente estendiamo a tutti gli educatori della casa di famiglia qui di Montepagano. Lo ripetiamo, siete una squadra fortissima, fatevi un applauso perché siete davvero molto molto bravi. Grande affetto intorno a Koulibaly, però come ricordava prima Luigi, Zeman ha un po' mitigato questo entusiasmo attorno a questo giocatore. Gianluca? Sì, penso sia normale, quando questi erano a 18 anni c'hai tutte le luci dei riflettori su di te, dopo che hai passato una vita non molto semplice, non è facile, può destabilizzare il ragazzo. Però penso che dopo tutto quello che ha visto questo ragazzo ha una grossa fame, e questo fa la differenza. Lo saprete già, ma si è concluso il posticipo della Serie A, in vantaggio il Napoli per 3-0, l'ultimo gol è stato realizzato da Insigne. Adesso andiamo al profilo Facebook di Rete 8 Sport. Gianni scrive: se a luglio avessimo preso subito Bovo e uno tra Falcinelli o Trotta avremmo sicuramente 6-7 punti in più. Il Crotone ha due difensori centrali forti e due attaccanti che corrono, difendono e fanno reparto. Questo è quello che è mancato. Un saluto carissimo ai due ex biancazzurri. Sono d'accordo i due ex biancazzurri sulle considerazioni di Gianni? Ma nel calcio moderno, secondo me, se non corri e non... cioè, magari prima ti potevi permettere di giocare, di lasciare l'attaccante da solo lì davanti, adesso purtroppo non è più così, e quindi è un calcio a tutti gli effetti dove tutti devono essere partecipi sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. Il gioco forza, se regali qualcosa agli avversari in Serie A ti punisco. Ma Mandzukic, la Juve, dimostrazioni, attaccante fa l'esterno. Ricordiamoci anche Mourinho, che quando ha vinto la Champions League è riuscito a far fare gli esterni difensivi Aito e a Pandev, quindi abbiamo detto tutto. Gianluca, vuoi aggiungere qualcosa rispetto alla considerazione del tifoso? No, sono d'accordo con Ottavio. Oggi il calcio è completamente cambiato, non ti puoi permettere, non puoi prescindere dalla corsa, soprattutto dalla determinazione. Il Crotone ha quei punti appunto perché nella loro anima sono tra virgolette dei guerrieri. Anche il Pescara ai cinesi, chiede Francesco a te, a Luigi Di Marzio. Anche il Pescara ai cinesi, si riferisce probabilmente a questo viaggio che andrà a fare in Cina il presidente Sebastiani a breve? Ma io credo più anche per un progetto di sponsorizzazione che vera e propria cessione, a meno che poi non ci siano dei risvolti extra calcistici che possano portare gli investitori cinesi ad investire a Pescara, ma al momento a lume di naso credo che sia un po' difficile, probabilmente poi i fatti smentiranno questa mia tesi, però credo che sia più un'operazione per il Pescara è stato coinvolto, perché il Pescara comunque è stato coinvolto all'interno di questo viaggio in Cina da un'azienda molto importante come la Proger, dal suo amministratore delegato, dalla Camera di Commercio con il presidente Becci, quindi credo che sia un'operazione un pochino diversa, credo anche per diffondere un po' anche il brand Pescara
in Asia e in Cina in questo caso. La Cina comunque è un paese in via di sviluppo per quanto riguarda il calcio, io ci sono stato un paio di anni fa, è una cosa che mi ha impressionato la miriade di scuole calcio che ci sono, fin da piccoli bambini, 3 anni all'asilo già giocano a calcio, hanno questa passione smisurata, fatto sta che poi i cinesi che debbano, presi da questo entusiasmo, da questa voglia di fare calcio, vogliano o debbano investire a Pescara, una squadra di Serie B, io sinceramente in questo momento è un'ipotesi che non azzardo, però tutto può succedere. Chiaro è che se Daniele Sebastiani va in Cina e porta con sé Simone Pepe, che qualche trofeo l'ha vinto, qualche, giusto per usare un eufemismo, vuol dire che lui vuole comunque valorizzare il brand Pescara in Cina e probabilmente vuole cercare anche sponsorizzazione, comunque appoggi esterni alla società. Poi se riuscirà a trovare compratori ben venga, però io credo che all'interno della società poi bisognerà anche andare a calmierare le varie anime, perché non è così semplice poi vendere per come è messa la Pescara Calcio in questo momento e per la guerra interna che c'è. Andiamo alla nostra vignetta, il Pennarello Irriverente. Il bravissimo vignettista Nicola Abano ha pensato a un Zeman che fa i conti, salvezza, retrocessione, ci sono ancora dei conti da fare Luigi, c'è poco da calcolare, però insomma una speranza c'è ancora. Ma la speranza la può avere il Crotone che è a meno 3 dall'Empoli, io credo che Pescara abbia tutti e due i piedi in Serie B, non credo che ci siano più possibilità di risorgere. Cioè, il Pescara, l'ho detto prima, già a novembre aveva già proiettato verso la retrocessione, a gennaio ha completato l'opera e adesso sta per avere la matematica. Cioè, purtroppo gli errori si pagano, quando la programmazione è superficiale, secondo me anche la presunzione di alcuni protagonisti è parecchia, avvengono certe situazioni. Io credo che probabilmente con un briciolo di umiltà e con meno presunzione, anche con programmazione, ma sicuramente da chi ha sottovalutato il problema di quest'anno della rosa, perché non si poteva assolutamente pensare, secondo me, di fare un campionato con la rosa allestita in quel modo. Il Pescara ha fatto dei grandissimi colpi in Serie B con gli attaccanti, li ha sempre azzeccati da quando c'è questa proprietà. In Serie A, per esempio, sono stati fatti dei grandissimi disastri. Nonostante sia già accaduta una cosa del genere nel 2012, la società è caduta di nuovo in questa trappola, nel senso che di nuovo è stata risucchiata nella zona retrocessione, nonostante poteva comunque cercare di arginare quelle problematiche che si erano create in estate, e che non ci scordiamo che in estate anche l'allenatore aveva manifestato, anche se in maniera molto intelligente, alcune falle che c'erano all'interno della rosa. Probabilmente questi campanelli d'allarme non sono stati ascoltati e i risultati sono questi. Poi, a prescindere dai meriti sportivi e non, nell'ultimo corso del Pescara, che comunque sono agli atti, sono la storia e non sono inconfutabili, questa comunque è una squadra che ha sempre galleggiato tra A e B, ha sempre fatto campionati di vertice. Se parliamo del presente, quest'anno è stato fatto un vero e proprio disastro. Teo chiede ai due ex biancazzurri che figura faremo con la Juventus. Ci vuole la sfera di cristallo. Io spero che il Pescara si trasformi in Crotone, il Crotone di oggi, soprattutto a livello di compattezza, perché con la Juve devi essere compatto, attento e determinato, e giochi con la squadra più forte del campionato, quindi si ha bisogno di grande cuore. Poi ogni tanto, come ha dimostrato oggi il Crotone, i miracoli accadono. Ottavio. Ma è una partita difficilissima, no? Io ricordo il 5-1 che facemmo noi con la Juventus nel 92-93, che anche noi eravamo già retrocessi, ma facemmo la partita della vita. Quindi queste sono partite, secondo me, che sotto il profilo motivazionale non hai bisogno neanche di prepararle, perché quando incontri campioni del genere le motivazioni vanno a mille. Sicuramente sotto il profilo della,
dell'accortezza, dello sbilanciarsi e cercare di fare la partita perfetta, questo il Pescara dovrà prepararla in questo modo, perché poi Higuain, Dybala e questi giocatori qui ti puniscono alla prima difficoltà. Forse la fortuna è che il mercoledì e martedì gioca la Juve col Barcellona, se non mi sbaglio, sì, no? Poi sabato sarà il ritorno. Sabato a Pescara, poi ci sarà il ritorno, sì, no? Sì. Barcellona, quindi magari un pochettino sotto gamba, diciamo così, speriamo che che la Juventus la possa prendere, in modo che Pescara possa fare la partita perfetta. Non ci lanci su questa partita? Ma penso che, come ha detto Ottavio, non ci siano tanto da prepararlo, perché penso che sia il sogno di tutti i giocatori da piccolo giocare contro una squadra come la Juventus, soprattutto per i giocatori, quelli più giovani o quelli che adesso è Pescara. E può essere anche una partita vista come una finale per dimostrare quello che non è andato bene o il proprio valore in una partita sola. D'altronde può essere vista anche così, come una finale per il Pescara. Quella finale che ti capita e che tu riesci a ribaltare tutti i risultati e tutti i pronostici. E stiamo vedendo delle immagini del Pescara che fu. Quante partite avete giocato insieme voi due nel Pescara? Tante? Quasi 500 tutte e due insieme. Insieme? Io ero alla sua 300esima partita. Ho la maglia delle 300 partite di Ottavio con il Pescara. Qual è il ricordo più vivace che hai di Ottavio? La stessa domanda a te, Ottavio, per Gianluca. No, è di un fantastico compagno di squadra, grandissimo giocatore che ha ottenuto meno di... poteva ottenere molto molto di più, perché secondo me era uno dei centrocampisti più forti d'Italia, Serie A e Serie B. Gli ho visto fare dei gol, ricordo a Padova, dei gol favolosi. Tu che cosa ricordi del Pescara tuo e di Gianluca Colonnello, Ottavio? Ma Gianluca era un simpaticone, diciamo prima a telecamere spente, no? Era un giocatore da spogliatoio, ma in quegli anni lo spogliatoio era sacro, nel senso, sai, Facebook, WhatsApp, tutte queste cose non esistevano, quindi il confronto diretto era più, diciamo che c'era di più, no? E quindi per noi era il luogo sacro, quello che succedeva lì dentro doveva rimanere lì dentro, e quindi questa era una forza. Una e forza. Quindi anche oggi non racconti niente perché deve rimanere. No, racconto. Ci sono stati episodi dove siamo arrivati anche alle mani, non con lui, ma in generale. Ci sono state volte che siamo arrivati, non dico alle mani brusche, ma ci sono state. Ma secondo me ogni tanto fa anche bene. Fa bene darsi qualche schiaffo. Insomma, da allenatore questa è un'affermazione molto interessante. L'interessante è che rimane tutto dentro. Anche tu picchi, no, giocatori? No, ma soprattutto per i giocatori più giovani e per i giocatori, insomma, quelli di carattere, il confronto fa crescere sia l'allenatore che il giocatore. Ed è uno dei mezzi più immediati che ti restituisce un feedback più veloce rispetto a tutti quanti gli altri, il confronto. Secondo me lui ha descritto una bellissima cosa, il gesto di Ancelotti. Quello nasce dal confronto con i giocatori, con i singoli giocatori, dalla capacità di avere un'empatia e un rapporto importante con i giocatori, perché i giocatori poi devono giocare anche per te, è una delle motivazioni più grosse. I giocatori giocano anche per l'allenatore. Così. La stessa cosa Ancelotti fece a Madrid. Andò via tutto lo spogliatoio. Chi giocava e chi non giocava ha cercato di trattenerlo. Cioè, qualcosa di stupendo. Gianluca, abbiamo visto la Juventus battuta dal Pescara. Era la Juventus di Trapattoni, la Juventus di Allegri. Può far rivivere questo miracolo a distanza di tanti anni il Pescara? Che vince. Ma guarda, calcolando quella partita, questa partita comunque è in mezzo alle due partite di Champions League, calcolando che la Juve queste squadre le ha sempre un po' sofferte, ricordo quest'anno la partita a Crotone, Palermo. A Palermo,
sono squadre col Chievo, sì. Cioè, anche se col il Chievo non, sì sì, però parliamo di squadre dei cosiddetti provinciali, il Chievo no, perché non lotta per non retrocedere. Ricordo il Frosinone l'anno scorso allo Stadium, sì, che vinse, pareggiò 1-1, gol di Blasciardo, mi pare, del Frosinone, se non sbaglio. No, sono squadre che soffrono, cioè a Crotone ha sofferto, comunque l'ha portata a casa la partita, ma comunque ha sofferto. Pescara può comunque tentare di preparare la trappola, poi chiaro è che se la Juve si mette a giocare ha un tasso tecnico, atletico, fisico completamente diverso, cioè parliamo di due mondi completamente diversi, quindi ci può stare il miracolo, no? Qui parliamo di alieni contro esseri umani. Alieni contro esseri umani. E andiamo al campionato di Serie B. Ascoli Frosinone 1-1, Avellino Carpi 1-0, Brescia Spal 1-3, Cittadella Benevento 1-0, Latina Vicenza 0-1, Novara Verona si gioca domani alle 20:30, Pisa Cesena 0-1, Provincelli Virtus Sentella 1-0, Spezia Bari 1-0, Trapani Perugia 3-0, Ternana Serenitana 1-0. Vediamo anche la classifica senza leggerla nel dettaglio. In testa la Spal con 64 punti e il Frosinone non ne segue con due lunghezze di ritardo. Il Frosinone è un po' gettato alle ortiche questa, quella che poteva essere una vittoria ad Ascoli. Ottavio. Sì, il Frosinone ieri ho visto una partita, di solito vedo diretta gol, è andato in vantaggio anche se poteva passare in svantaggio, cioè ha dominato quasi sempre la partita, ha fatto sempre la partita. L'Ascoli ha preso mi sembra una traversa prima sullo 0-0 e una sull'1-0. Poteva chiudere la partita, non l'ha fatto e in questi casi viene punito alla prima difficoltà. La Spal, al di là del fatto che è una nea promossa, ma la Spal ha una programmazione. La dimostrazione sta nel fatto che quando prendi Floccari e prendi Antenucci significa che ambisce a qualcosa di importante, altrimenti... in due situazioni diverse di mercato sì, sì, giugno, sì. Luglio e... ambisce a qualcosa di importante, altrimenti non faresti diciamo queste operazioni. Gianluca, il Pisa che cade in casa contro il Cesena di Campione è una brutta batosta, perché si trovano in estrema difficoltà, hanno vinto soltanto una partita nel girone di ritorno. Non è facile, è stata la vittoria del Cesena da parte della squadra di Camprone, di Andrea, molto molto importante in chiave salvezza. Il Pisa deve cercare di tornare alla vittoria al più presto, perché le partite sono sempre di meno e la Serie B è molto molto difficile. Vedi il Trapani, tutti davano per spacciato fino a 7 partite fa e ha fatto qualcosa di incredibile. Se Calori riesce a raggiungere la salvezza, secondo me l'anno prossimo uno deve ottenere la panchina d'oro, non d'argento, della Serie B, e gli dovrebbero fare veramente 5 anni di contratto, perché ha fatto qualcosa veramente, fino adesso, incredibile. E il Cittadella che aggancia il Benevento, Luigi? Tra l'altro credo che abbia battuto il Benevento in ultima partita. Sì, l'ha agganciato in classifica. 1-0. Sì, sì, beh, il Benevento comunque veniva da una lunga flessione, comunque le squadre di Marco Baroni un certo tipo, un certo momento del campionato comunque vanno a picco, poi si è ripresa, insomma l'ha battuto il Benevento, il Cittadella l'ha agganciato, insomma è una squadra che in piena lotta per i playoff, è una squadra comunque che non ha grandi pressioni, non è ai livelli di Benevento, di Verona stesso, lo stesso Perugia, Spezia, Bari, è una squadra comunque che può creare secondo me dei problemi a quelle che lottano per accedere agli spareggi per andare in Serie A, che ripeto è una squadra che non avendo grandi pressioni, non avendo anche, secondo me, ritrovandosi anche un po' per caso lì su in alto, potrebbe un po' sparigliare le carte. E visto che parliamo sempre degli allenatori abruzzesi, cosa dire del Latina che si arrende al Vicenza? Latina ha una stagione un po' situazione così, societaria, anche il deferimento c'è drammatica. Stata settimana. Quindi tenere alta l'attenzione non è semplice, anche se Vivarini sta facendo secondo me un ottimo lavoro. È dura, difficile, situazione difficile, quindi
Però ieri ha avuto due infortuni importanti per la squadra, e anche Corvia dopo 12 minuti è dovuto uscire, sì. Quindi è quando stato anche sfortunato. L'annata inizia male e finisce ancora peggio. Bene, adesso ci trasferiamo dalla Serie B nel campionato di Lega Pro, Girone B. Vediamo i risultati e la classifica. Albino Leffe San Benedettese è il posticipo di domani alle 20.30, Fano Pordenone 2-3, Feral Pisalò Bassano 3-0, Forlì Maceratese 2-3, Gubbio Mantova 3-2, Lumezzane sul Tirol 0-1, Modena Sant'Arcangelo 1-0, Padova Venezia è il posticipo di domani sera alle 20.45, Parma Ancona 0-2, Teramo Reggiana 0-1. La classifica. In testa il Venezia con 74 punti, Parma 66, Padova Pordenone 62, Reggiana 57, Gubbio 53, San Benedettese 49, Feral Pisalò 48, Albino Leffe 45, Sant'Arcangelo e Maceratese 44, Bassano 42, Sud Tirol 38, Modena 37, Teramo 34 insieme al Mantova, Forlì 33, Lumezzane 32, Fano 31, Ancona 27 punti. Il posticipo di domani potrà dare già un verdetto per il Venezia, Gianluca, secondo te? Sì, sarà una partita bellissima a Padova. Il Padova sta disputando un campionato eccezionale, abbiamo visto, si trova a 62 punti e sarà una partita difficile. Secondo me, se riesce domani il Venezia a pareggiare, avrà un piede e mezzo in Serie B. E noi invece andiamo allo stadio Bonolis per raccontarvi questa sconfitta interna del Teramo oggi per merito della Reggiana. Brusco risveglio per il Teramo che cade di misura al Bonolis contro la Reggiana al termine di una gara destinata al nulla di fatto. Un vero peccato avere spezzato la striscia di 4 risultati utili consecutivi che stava spingendo il diavolo verso la salvezza diretta, e insieme uno spreco enorme se si considera che le altre concorrenti per evitare i playout sono rimaste ferme, eccetto l'Ancona che ha sorprendentemente sbancato Parma ma rimane ultima in classifica. A questo punto il prossimo turno, sabato alle 16.30 ancora al Bonolis contro il Forlì, e di quelli da non fallire. Tornando alla gara odierna, il Teramo ha regalato il primo tempo all'avversario in virtù di un atteggiamento alquanto conservativo che vedeva come unica punta Barbuti. La Reggiana si è presentata molto abbottonata, ma d'altronde era il Teramo che doveva fare la partita. Risultato, la squadra di Menichini, che non vinceva da 6 turni, è stata decisamente più pericolosa. Viceversa, quando nel secondo tempo Golotti ha mandato in campo Fratangelo, una punta di ruolo al posto del centrocampista Baccolo, la squadra è stata decisamente più vivace e pericolosa. A rovinare i piani del Teramo, l'errore del portiere Narciso, che si è fatto sfuggire un pallone in area spinto in rete da Guidone, ex Chieti, appena entrato in campo. Queste le immagini salienti del match diretto da Mantelli di Brescia. Reggiana pericolosa subito all'ottavo con un'azione insistita conclusa da Marchi, molto reattivo, Narciso che sventa in calcio d'angolo. Al 20° altra occasione per la Reggiana, nata da un rinvio del portiere del Teramo Narciso che colpisce un compagno di squadra. La sfera finisce sui piedi di Cesarini che però tira debolmente. Il Teramo si vede al 35° punizione, palla sul secondo palo dove c'è Speranza che di testa rimette in mezzo. La Reggiana però si salva con qualche affanno. Con le immagini siamo già alla ripresa, 5° minuto, Fratangelo costringe ad una difficile parata Narduzzo. Poco dopo, conclusione dalla media distanza ancora dei biancorossi con Di Paolo Antonio, sfera di poco a lato. La risposta della Reggiana è velenosa, 22° Panizzi si invola sulla sinistra, palla in mezzo per la corrente Ghiringhelli che conclude con potenza ma la palla finisce fuori di un soffio. La Reggiana insiste ed è ancora pericolosa con Cesarini che di testa sotto misura colpisce debolmente. Ugolotti manda in campo anche Sansovini per Barbuti ma il risultato non si sblocca. Azzecca invece la sostituzione Menichini, dentro Guidone per Marchi, e a 7 minuti dal termine la Reggiana passa in vantaggio, traversone di Cesarini, Narciso esce ma non trattiene, ne approfitta Guidone che a porta vuota mette dentro. Generoso l'assalto finale del Teramo che però non produce il pari. Proprio al 90° sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Caidi, Narduzzo smanaccia con difficoltà. Da registrare in pieno recupero un palo clamoroso degli ospiti con Ghiringhelli, ma obiettivamente il 2-0 sarebbe stata punizione troppo pesante per il diavolo.
dispiace perché abbiamo pagato a caro prezzo un errore di uno che è sempre stato protagonista, ma questo non significa che la colpa è di un giocatore, la colpa è di tutti, delle scelte che ho fatto inizialmente che non hanno sortito effetto positivo, però era giusto farle perché purtroppo un allenatore si rende conto che tre partite in una settimana, poi oggi con questo caldo, noi abbiamo alcuni ruoli per cui abbiamo fatto fatica in alcuni ruoli e di conseguenza loro hanno avuto la possibilità di avere dei cambi, una squadra che è venuta con 8 difensori e ci aspettava e noi quando troviamo le squadre che ci aspettano diciamo andiamo un po' in affanno, oggi non avevamo quella qualità, quella lucidità per poter sorprendere una squadra che onestamente dall'atteggiamento sembrava che si volesse quasi accontentare, poi l'errore l'abbiamo pagato a caro prezzo. Ha ricordato la sua amicizia giustamente con il tecnico Ugo Lotti, però le dispiace un po' così aver dato questo dispiacere? Ma è chiaro che quando si fa questo mestiere si vuole sempre vincere, no? Quindi io sono sicuro insomma, che il Teramo abbia le possibilità per potersi salvare, perché l'ho visto giocare bene, ho visto insomma, che hanno fatto anche altre partite, giocano a calcio, hanno dei giovani interessanti, quindi è chiaro questo è un passaggio a vuoto, però nel calcio ci sta. Minichini, ex allenatore di Gianluca Colonnello? Era l'assistente di Mazzone, quando giocavo io col Perugia. Che ricordo hai di questo allenatore? Persona squisita, persona seria, veramente un bravo tecnico e una brava persona. Ottavio, il Teramo sembrava lanciato verso questo terzo successo consecutivo, invece questo blackout? Ma più che un blackout, secondo me quando fai una rincorsa ci può stare che arriva una partita così, diciamo, da quello che ho potuto vedere, dalle immagini, il risultato più giusto forse era il pari, no? Che anche il pari per il Teramo era un punto che lo portava proprio fuori dalla zona a retrocessione, perché il Teramo, stando così le cose, a pari punti farebbe i play-out a posto del Mantova per la questione dei scontri diretti. Sicuramente una battuta d'arresto che fa male, però il Teramo domenica mi sembra che ha una partita in casa ancora col Forlì, partita importante che se dovesse vincere la porta fuori dalla zona play-out. Sinceramente auguro che possano salvarsi, al di là del fatto che lo dico anche perché mio figlio gioca lì e quindi per me è una soddisfazione, no? Ma anche perché più squadre ci sono qui nell'Interland è meglio, no? Troppe squadre sono scomparse nel giro di pochi anni, quindi è un peccato, no? Un peccato grosso. Quindi auguro al Teramo di salvarsi. Ugo Lotti sta facendo un grosso lavoro, anch'io ho avuto Ugo Lotti come allenatore. San Benedetto, eh? Sì, e quindi so benissimo che è una persona che sa il fatto suo, che sa quello che vuole dai giocatori e sta facendo veramente bene. Gli auguro di salvare questa squadra. Guidone è l'autore del gol, un giocatore che ricordano bene i tifosi del Chieti, Luigi. Sì, ricordano bene i tifosi del Chieti, anche per altri motivi. Io una cosa che voglio dire, il Teramo sì, ha buone possibilità di salvarsi, però deve fare attenzione, deve fare punti subito col Forlì, che poi credo che abbia la Maceratese, che comunque è stata attraversando un periodo particolare anche a livello societario. Poi ha il Parma e il Ferrar Pisalò, quindi bisogna avere poi le ultime due squadre come arriveranno quando incontreranno il Teramo. Io per come l'ho visto negli ultimi tempi, 7 punti in 4 partite, anche 3 vittorie e un pareggio, poteva centrare la terza vittoria consecutiva oggi, anche a livello di organizzazione qualcosina in più, Ugo Lotti ha dato qualche anno, questa è una squadra che ha schierato una miriade di calciatori, se non forse la squadra che ha schierato più calciatori in tutto il girone B, ha cambiato praticamente tutti i sistemi di gioco, quindi credo che anche i calciatori col tempo si siano anche un po' spaesati, quindi credo che Ugo Lotti abbia rimesso un po' i tasselli a posto. Fatto sta che oggi secondo me l'errore di Narciso ha compromesso il risultato, quindi l'episodio, a prescindere dalla rincorsa lunga che tu stai facendo già da diverse partite, ma è un episodio che ha condannato la squadra, che secondo me il pareggio poteva andare bene a entrambe, non voglio dire che si stavano accontentando, però lo penso.
Il servizio sul Teramo era di Paolo Durante con riprese di Andrea Berardinelli. Tra poco Paolo ci darà i voti alla squadra del miglior giocatore. Prima però c'è una domanda da casa da Mauro per mister Palladini. Visto che è stata una grande bandiera del Pescara, le piacerebbe allenare in Abruzzo? Inoltre, dopo la sconfitta di oggi, pensa che al Teramo che il problema del Teramo sia solo la guida tecnica o può esserci dell'altro? La guida tecnica? No, allenare in Abruzzo nel calcio mai dire mai, perché no? Per quanto riguarda la situazione Teramo, ripeto, quello che ha fatto il Teramo negli ultimi anni ha dell'incredibile, no? Perché è partita dalla promozione, è arrivata fino alla Serie B, poi per le vicissitudini che ha avuto, sappiamo tutti che è sfumata la Serie B, no? Poi quando arrivano queste batoste, ripartire e cercare di ripetere quello che è stato fatto non è mai semplice, anzi magari speri di ripeterti e quindi cerchi di fare sempre di più, magari fai qualche errore strada facendo, però ripeto, secondo me hanno tutte le possibilità per salvarsi. E andiamo ai voti, alle pagelle biancorosse, voti segnalati da Paolo Durante. Voto al Teramo 5,5, la squadra di Ugolotti regala il primo tempo alla Reggiana con un atteggiamento troppo conservativo, nella ripresa l'ingresso di Fratangelo conferisce più brio in avanti, poi purtroppo l'incertezza di Narciso regala il gol partita a Guidone, l'attaccante Alessandro Fratangelo è il migliore del Teramo secondo Paolo Durante, voto 6, gioca solo nel secondo tempo ma la sua presenza in avanti si sente, sfiora il vantaggio con un tiro sventato con la bravura dell'ex Narduzzo. E adesso dalla Lega Pro andiamo in Serie D, gironi F e G. Agnonese e San Nicolò 2-2, Alfonsini e Civitanovese 3-0, Campobasso Matelica 0-0, Castelfidardo Vastese 0-1, Jesina San Marino 1-0, Pineto Fermana 1-2, Romagna Monticelli 0-0 e Vispesaro Recanatese 0-0. La classifica. Fermana 64, Matelica 53, San Nicolò 51, Vispesaro 46, San Maurese 44, Vastese 42, Agnonese 41, Monticelli Romagna 38, San Marino 37 insieme al Campobasso, Pineto Jesina 36, Alfonsine 26, Recanatese 22, Castelfidardo 19, Civitanovese 17. Subito il girone G, Arzachena Flaminia 2-0, Forigno Città di Castello 0-3, Lanusei Avezzano 1-0, giocata ieri, L'Aquila Muravera, anche questa giocata ieri 1-1, Monterosi Santeodoro 2-0, Ostiamare Albalonga 1-1, Rieti Nurese 1-4, Torre Sansepolcro 0-0, Trestina Latte Dolce 0-1, la classifica. Arzachena 64, Monterosi e Rieti 61, Ostiamare 59, Nurese 57, L'Aquila 56, Albalonga 54, Avezzano Sansepolcro 42, Lanusei 40, Trestina 39, Flaminia 36, Latte Dolce 31, Santeodoro 25, Muravera 23, Torres 21, Città di Castello 17, Foligno 12. E non ce l'ha fatta il Pineto nel girone F contro la capolista Fermana. Il servizio di Rico Giancarli. Vince la Fermana 2-1, ma il Pineto può festeggiare la salvezza aritmetica. Girone di ritorno fantastico per l'11 del tecnico Amaulo e nonostante il KO è festa grande al Mimmo Pavone. Dirige Maninetti di Lovere. Nel primo tempo poche le emozioni. Al terzo sponda di Pomante, tentativo di Ciarcelluti, blocca Valentini. Minuto 19, ancora Pineto pericoloso, colpo di testa di Palumbo, palla alta e non di molto. Sul finire di tempo in pieno recupero, occasionissima per la Fermana. Molinari va tu per tu con Giacchetta, ma spreca clamorosamente. Ad inizio ripresa il vantaggio del Pineto, assist di Ciarcelluti per Palumbo, lob perfetto dell'attaccante abruzzese, la palla termina in rete. Destro inserisce Cremona per Margherita al quinto, la Fermana prova a spingere ma non crea particolari pericoli dalle parti di Giacchetta, il pari arriva al 31esimo, d'azione d'angolo la palla finisce sul secondo palo, Gadda tocca in rete, la Fermana ci crede e qualche minuto più tardi al 38esimo trova il gol del vantaggio, tiro cross di D'Angelo, la palla carambola sul palo lontano e termina in rete, dopo 4 minuti di recupero finisce 2-1 per la Fermana, ma il
Pineto può comunque festeggiare la salvezza aritmetica. I tecnici a Maolo e Destro. Chiaro che commentare una sconfitta, soprattutto dopo la prestazione di oggi, è difficile, però poi è arrivata la salvezza aritmetica, quindi dai. Sì, ma ci sono sconfitte e sconfitte. E ripeto, la sconfitta di Castelfidardo è una sconfitta importante che ci ha permesso di ripartire. La sconfitta di oggi ha confermato che la squadra dalla partita di Castelfidardo ha cambiato atteggiamento, registro e ha raggiunto la salvezza a 3 giornate dalla fine. Quindi questa sconfitta l'accettiamo anche perché ci permette di raggiungere la salvezza matematica. Stiamo parlando di Serie D, Ottavio Palladini, sorprese negative e positive dei gironi che interessano gli abruzzesi. Ma diciamo che il campionato ha rispecchiato quello che più o meno erano le aspettative, no? Forse il Matelica era quella accreditata per come aveva costruito la squadra, per come per quello che aveva speso, no? Onestamente, perché prendere Cacioli, Di Maio, Esposito, Pera, la Fermana è stata invece quella più regolare e quella che ha meritato di vincere il campionato, quindi sorprese. Le altre squadre, quelle emiliane, non le conosco perché quando l'ho fatto io quel girone non c'erano, però più o meno l'andamento del campionato è quello lì. E invece sorprese per quanto riguarda l'Abruzzo, Gianluca? Girone F. Ma si aspettava qualcosina in più da parte dell'Aquila. Tutti speravamo che riuscisse a centrare la promozione, purtroppo ha incontrato delle squadre molto più organizzate, ha avuto dei passi falsi e ci sono state delle tensioni a livello ambientale. Secondo me tutta questa situazione ha tolto molto alla squadra, però dispiace perché tutti speravamo che l'Aquila riuscisse a tornare in Lega Pro, perché è una squadra abruzzese e penso che un po' tutti gli abruzzesi tifino l'Aquila. Domanda per Nunzio Lanci da Tonino: complimenti per il traguardo raggiunto. Inoltre, visto che la gestione della Sieco è familiare, come si riesce a gestire, mandare avanti tutto, visto che oggi è difficilissimo? Grazie per tutto quello che fate. Familiare, sì. Riusciamo, diciamo, a conciliare quelli che sono gli aspetti familiari da quelli che sono gli aspetti professionali. Proviamo a discernere tutte e due le situazioni e a fare quelle che sono le scelte più utili per portare avanti il progetto dell'Impavida e della pallavola Ortona. Difficile ai giorni d'oggi, nello sport è tutto difficile, soprattutto per la situazione economica che ci circonda, però diciamo che poi la pallavolo, soprattutto che è uno sport di passione, dove anche le squadre più importanti, vedi Lube, vedi Modena, vedi Trento, forse Trento è una realtà diversa, sono tutte squadre di proprietà dove dietro c'è un proprietario importante, che c'è soprattutto passione, anche perché sono tutte città di provincia. È stato sempre difficile che la pallavolo riuscisse ad esplodere in grandi città tipo Milano, Roma, se dietro non c'era un grosso gruppo industriale. E quindi la pallavolo si vive soprattutto di passione, di nicchia, diciamo. Dopo la vittoria con il Castellana Grotte, vi siete rilassati completamente o state già pensando al futuro? Ma no, ci siamo presi un periodo perché è giusto che fosse così, insomma, di stacco totale, anche perché il campionato di quest'anno è stato particolarmente logorante, con una formula, soprattutto per la pur retrocessione, quasi cervellotica, che ti costringeva all'obiettivo salvezza immediato, a non perdere quasi mai. Io l'ho paragonato a come se avessimo vinto un campionato. D'altronde il nostro ruolino di marcia nella pur salvezza ci ha visto vincere tutte le partite dentro casa 3-0 e qualche passo falso fuori casa, ma però che poi ci ha permesso di riuscire ad ottenere l'obiettivo salvezza nel più breve tempo possibile, che era quello che ci eravamo prefissi quando poi il nostro campionato ci ha visto relegati alla pur salvezza. Andiamo in Lega 2 di basket, girone est, dove si è giocata la 28esima giornata. Vediamo il quadro dei risultati.
Casal Pusterlengo Imola 66-75, Forlì Mantova 62-72, Recanati Fortitudo Bologna 71-79, Roseto Sharks Ravenna 71-81, Trieste Ferrara 82-66, Udine Iesi 80-65, Verona Treviso 48-57, Virtus Bologna Proger Chieti 91-71. È stata quindi una giornata globalmente negativa per le due squadre abruzzesi. Vediamo anche la classifica: Roseto Sharks 32 punti, Proger Chieti 18. Andiamo a vedere il servizio dei Roseto Sharks contro il Ravenna, curato da Enrico Giancarli. È 81-71 la palla Maggetti di Roseto e porta a casa due punti pesantissimi in chiave playoff. L'approccio degli ospiti è praticamente perfetto, partita già decisa all'intervallo lungo 51-32 per Raschi e compagni. Con le triple di Smith Roseto prova a spaventare Ravenna nel terzo quarto, ma il gap non scenderà mai sotto la doppia cifra fino a 1 minuto e 20 dalla sirena. Roseto prova a spingere con una sfuriata finale firmata da Fulz e dallo stesso Smith, ma Ravenna è attenta e porta a casa la partita. 81-71 il finale, 25 per Smith in casa Roseto, 22 per Marx tra gli ospiti. L'analisi nel dopogara di coach Di Paolo Antonio e di un arrabbiatissimo capitan Robert Fulz. Di Paolo Antonio, cosa non ha funzionato oggi nel Roseto, perché Ravenna soprattutto nei primi due quarti vi ha messo molto in difficoltà? Dovrò rivederla per capire dove sono iniziati i nostri demeriti e dove sono iniziati i meriti di Ravenna, che è venuta qui e ha fatto una partita di altissimo livello, dimostrando che non è tra le prime quattro a caso. E hanno punito tutte le nostre scelte, ogni nostro errore. Noi purtroppo abbiamo perso fiducia e in attacco ci siamo un attimo spenti. Di positivo c'è che nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa, la reazione dei ragazzi c'è stata, abbiamo limitati solo a 30 punti dopo averne presi più di 50 nel primo tempo, e purtroppo non è bastato perché il gap era troppo ampio. Cosa è mancato proprio per provare a rientrare, perché sotto la doppia cifra ci siete arrivati solo a 1 minuto e 20 della sirena finale? Ma è mancata sempre un singolo errore, ci ha punito, una rotazione, un rimbalzo, una palla spezzata, una forzatura in attacco, e purtroppo dall'altra parte veniamo sempre sistematicamente puniti e quindi non siamo mai riusciti a rientrare, come hai detto bene tu, sotto la doppia cifra. Abbiamo fatto solo con la sfuriata finale, quando purtroppo oramai era troppo tardi. E sabato contro il Piacenza, un nuovo incontro casalingo per gli Sharks, una partita che potrebbe servire a blindare i playoff. Andiamo adesso in Serie B, vediamo i risultati di oggi nei gironi C e D. Risultati di oggi relativamente alle squadre abruzzesi: sempre basket Barcellona, Pozzo di Gotto, Teramo 77-67. Uno sguardo veloce alla classifica e poi saltiamo nel girone D. Vediamo la classifica con il Teramo a quota 26 punti. Ancora girone D, Amatori Pescara Porto Sant'Elpidio 79-52, Giulianova Olimpia Matera 90-65, Monte Granaro Campri 83-53, We Are Ortona Rimini, We Are Basket Ortona Rimini 70-60. Sarà contento il tecnico Lanci, perché è la squadra della sua città, una bella vittoria. In classifica il Campli resta fermo a quota 42, Amatori Pescara 38, poi abbiamo Weir Basket Ortona 24 e Giulianova 22. Abbiamo visto una vittoria per l'Amatori Pescara nonostante due pesanti assenze, quelle di Dionato e di Pepe. Sentiamo coach Salvemini dopo aver battuto il Porto Sant'Elpidio. Coach Giorgio Salvemini, vittoria agevole nonostante due assenze importanti oggi. Sì, era un periodo che giocavamo con un pochettino di situazioni fisiche non ottimali. Oggi abbiamo fatto una scelta abbastanza marcata, che era quella di dare del riposo a due giocatori che per noi sono importanti. Come sempre, quando piove poi si mette a grandinare. Durante la partita abbiamo avuto anche problemi con Matteo Bini, che aveva problemi
giramenti di testa all'intervallo, quindi non una partita semplice sotto questo punto di vista. Perciò vanno rimarcati i meriti dei ragazzi che secondo me oggi hanno fatto, soprattutto come intensità e come prestazione difensiva, una prestazione di grande livello, subendo 52 punti contro una squadra che domenica scorsa aveva vinto a Montegranaro. Quindi questo fa capire il lavoro che stiamo provando a fare dal 18 di agosto e quindi sono contento della prestazione, perché oggi abbiamo offerto secondo me una prestazione di grossissima energia e solidità. Altre due partite alla fine della regular season, dove si può arrivare? Provo a risponderti dicendo che queste due partite ci devono servire per essere pronti per la post season, per i playoff che saranno un campionato completamente a parte, quindi dobbiamo essere bravi a ragionare e a prepararci alle battaglie che arriveranno successivamente. Bene, dal pallacanestro al calcio a 5, il campionato di Serie A è fermo, l'Italia si qualifica per la fase finale di Euro 2018 che si svolgerà a Lubiana dal 30 gennaio al 10 febbraio con la vittoria di 4-2 all'Olanda e il pareggio con la Georgia, della Georgia con la Bielorussia. La Bielorussia si avviene appunto la qualificazione dell'Italia. Da segnalare che la rete del 4-2 contro l'Olanda è stata siglata da Bordignon dell'Acqua e Sapone Unigross. Sempre per il calcio a 5, oggi si sono giocati i gironi Gold Round e Silver Round nella Serie A femminile. Montesilvano kick off 1-1 nel Gold Round e Arcadia Very Simple Pescara nel Silver Round 0-2. E saltiamo velocemente nel campionato di pallanuoto maschile e femminile in Serie A1. La sconfitta di ieri del Pescara contro la capolista Messina 5-18, quindi pesante stop per le ragazze di Maurizio Gobbi. Vince invece in Serie B maschile la pallanuoto Pescara. Ecco, qui vediamo alcune immagini della gara di ieri tra le pescaresi e la capolista. Dicevamo, in Serie B maschile la pallanuoto Pescara vince sulla Tirsenia per 9-7, invece è stato sconfitto il club acquatico al Foro Italico 13-5 contro la Lazio. Abbiamo gli ultimissimi minuti di trasmissione, sentiamo Gianluca Colonnello su Pescara Juventus. Penso che lo stadio si riempirà e spero che siano più tifosi del Pescara che della Juventus. Rappresenterà, sarà molto difficile, però è una speranza e spero vivamente che il Pescara riesca a fare questo miracolo, perlomeno non so se servirà per la classifica, per la salvezza, per una speranza, però penso che tutta la città, tutti i tifosi abbiano bisogno in questa annata molto difficile di qualcosa di positivo prima della Pasqua, e quindi come augurio della Pasqua spero che arrivi questo risultato positivo. Ottavio, un pronostico su Pescara Juve ma anche su Teramo Forlì. Ma mi auguro che il Pescara possa fare la partita della vita e che possa portare a casa i tre punti. Per quanto riguarda Teramo Forlì, idem, spero che il Teramo possa vincere, perché una vittoria col Forlì significherebbe un bel passo in avanti. Nunzio Lanci, da dove comincerà e quando comincerà la programmazione dell'Ortona, in Pavida Ortona? Sieco, se ci sarà di nuovo questo sponsor. Sì, no, quello è confermato. Il discorso della prossima stagione, insomma, capiremo un attimo adesso, fra una quindicina, 20 giorni, quando i campionati sono finiti. Attualmente noi abbiamo avuto la fortuna di salvarci non passando per i play-out, attualmente sono in corso ancora i play-out retrocessione della 2 e in più anche i play-off promozioni con le semifinali ed in seguito le finali, quindi aspetteremo un attimo di capire come finirà il campionato per anche iniziarci a muovere sul mercato. Penso che le regole, la situazione del campionato, la pallavolo è uno sport un po' particolare a livello di regole, ogni anno tentano sempre di cambiare qualcosa, speriamo che non ci cambino di nuovo la formula del campionato in modo da poter iniziare a fare una programmazione che è quella che può essere a 1 o a 2 anni.
Luigi Di Marzio, come vivrà giornalisticamente questa smodica attesa questa settimana aspettando Pescara Juventus? Stancante, sicuramente, no, vabbè, a parte gli scherzi. È una settimana particolare, ma soprattutto per quello che riguarderà domani l'organizzazione, insomma il caos biglietti, che domani alle 12 comunque scatterà la prevendita. Poco più di 10.000 biglietti in vendita verranno polverizzati, secondo me, come è successo col Milan in pochissime ore. Poi sarà una sfida per il Pescara, secondo me impossibile da vincere, però io non sono molto bravo nei pronostici e quindi credo, insomma, sulla carta che servirà proprio un'impresa per il Pescara. Sarà molto difficile, probabilmente poi, ecco, sulla scorta di quello che dicevamo in precedenza, che la Juve ha sempre sofferto queste squadre provinciali, le squadre, insomma, che lottano per non retrocedere, anche se poi le ha sempre battute, sono in alcuni casi che ha pareggiato, il Pescara ha una speranza, però sinceramente credo che sia davvero molto molto difficile. Grazie a Luigi grazie Di a Marzio, grazie a Nunzio Lanci, grazie a Ottavio Palladini, grazie a Gianluca Colonnello, grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa, grazie ad Andrea Berardi alle telecamere, a Dino D'Angelo in regia. La domenica sportiva non andrà in onda la sera di Pasqua, quindi ci vedremo la domenica successiva. Ne approfittiamo per augurare a tutti voi una serena Pasqua. Buonanotte.